Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questo bel dumper due assi, questo crampe BBS 790. È stato creato da Aram Modding, che è un modder del team FBM di Forbidden Mods. È uscito qualche giorno fa, l'avevo un attimo adocchiato, qualcuno di voi me l'ha segnalato, ho deciso di darci un'occhiata e per fortuna che ci ho dato un'occhiata, perché questo rimorchio qui, questo dumper qui è un signor dumper. Forse così di prima occhiata non potrà dirvi nulla di eccezionale, ma credetemi che nel corso della presentazione, quando vi dirò cosa hanno fatto di script a questo dumper qui, rimarrete veramente a bocca aperta, credetemi. Comunque, questo è un piccolo dumper due assi, è stato un attimo ricavato un po' dal bandit di default, è stato migliorato, è stato rivisto un po' il cassone, un po' il pianale, diciamo il telaio, è stato rifatto tutto il circuito idraulico, è stato aggiunto ovviamente lo script degli hose, insomma è stato un attimo migliorato in tutto. Comunque, appunto, vi ho citato un attimino questo piccolo script e voglio un attimo dire che veramente sto vedendo che negli ultimi tempi i modder si stanno dando da fare per creare queste piccolezze, queste finezze, diciamo, che rendono il gioco ancora più reale, rendono un'esperienza di simulazione sempre maggiore. Sono davvero davvero contento per questo aspetto, quindi un pollicione in su per tutto il lavoro che stanno facendo gli scripter, i modder eccetera, perché stiamo arrivando a livelli secondo me di simulazione molto 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 avanti. Cito sempre Season, cito sempre MR, e veramente sono molto molto contento di tutto quello che diciamo sta andando avanti per quanto riguarda il livello di simulazione. Comunque torniamo alla nostra mod. Qui vi ho già preparato tre versioni, che in realtà ovviamente il dumper è uno solo. Abbiamo la possibilità della configurazione degli pneumatici, la colorazione del cassone e dei cerchi, quindi possiamo veramente sbizzarrirci e personalizzarlo al massimo. Per resto, diciamo, sì, ripeto, assomiglia molto al bandit di default. Comunque hanno rifatto tutto l'impianto idraulico, dicevo, del rimorchio. Qui vedete hanno fatto proprio il circuito che va ovunque, abbiamo tutte gli arrivi e le partenze dei tubi idraulici. Qui abbiamo anche tutti i tubi idraulici dinamici nel pistone del portello posteriore, quindi veramente completo in tutto quanto. Nel corso del video andremo a provarlo, ovviamente per strada caricheremo un po' di letame, faremo un trasporto, ve lo farò vedere anche poi con lo scarico del portello dei cereali, quindi mettetevi comodi, sarà un po' una presentazione barra tempo di gioco e ok. Ottimo, prima di andare a vedere tutto quanto, ragazzi, come sempre, categoria dello shop, cassoni ribaltabili, scorrete, abbiamo appunto il nostro Big Body 790, 41.500 € di costo base, 21 € di costo di manutenzione giornaliera, 180 cavalli minimo di potenza e capacità di 36.500 litri. Colture supportate sono tutte quante. Doppio clic, entriamo nella scheda delle opzioni potenziamenti. Il colore principale abbiamo la nostra tavolozza, e possiamo cambiarlo con 2.500 € di surplus per il cambio colore del cassone. Configurazione delle ruote, abbiamo le standard, che sono le Trelleborg, le Twin Radial. Qui sono le T480, che in realtà non sono le 480 ma sono le 404, sono le stesse anche che ci sono nello Scorpion di Malle, comunque €650 in più, e le Michelin Cargo X 1.250 € di surplus. Infine colore cerchioni, sempre la nostra tavolozza con un surplus di €500 per la colorazione differente da quella standard. Ottimo, qui non c'è altro da mostrarvi, insomma potete sbizzarrirvi con i colori che volete. Ok, perfetto. Allora, cos'ha di tanto speciale questo dumper qui? Praticamente hanno creato un piccolo script. Beh, un attimino, vediamo un secondino, ragazzi, le gomme. Queste sono le Michelin X,
le Cargo X, le Trailable, le Twin Radio, che sono quelle di default, e qui abbiamo le Twin 404, che sono quelle che ci sono anche nello Scorpio. Dicevo, hanno creato un piccolo script molto molto ingegnoso. Praticamente, se una mod non è scriptata, un trattore non è scriptata per i tubi dinamici, praticamente il rimorchio non lo schiodate manco morti. Il rimorchio resta fermo perché ovviamente simula la questione, ragazzi, dei freni ad aria. Ovviamente quando voi sganciate il circuito d'aria resta, diciamo, fa rimanere in frenata i freni ad aria, e finché non agganciate il circuito pneumatico il rimorchio praticamente resta fermo, inchiodato, e qui succede la stessa cosa. Se il trattore non viene agganciato, praticamente tutta la questione idraulica, cioè idraulica degli osi in generale, non si muove. Stessa cosa, non vedrete neanche l'illuminazione dietro. Praticamente se accendete i fari del rimorchio non si accendono, perché ovviamente le spine della corrente, non le spine elettriche, non sono agganciate, e quindi questo è quanto. Uno script fantastico, è la prima volta sinceramente che lo vedo in una mod, e spero di vederlo sempre, perché è una roba fantastica. Ovviamente questo carro lo si deve usare per chi magari usa mod con gli OS mod pronte, ben scriptate, altrimenti con quelle di default non ci fate nulla. Quindi diciamo una mod un po', chiamiamola così, di nicchia. Comunque ok, andiamo a vedere subito dal vivo come funziona il tutto. Vi faccio vedere tutto quello che vi ho appena detto. No, il Fend, prendiamo l'Optum. Non è MR al momento questa versione del rimorchio. Questa è una V1.0, quindi penso prossimamente verrà aggiornata, verranno fatte altre versioni, vedremo. Anche se non è MR, comunque è ben settato, poi lo andremo a vedere. Eccoci qua, io ho agganciato, come ben vedete questo Puma, scusate, questo Optum non è scriptato per gli OS, qui non si aggancia nulla, i tubi idraulici della corrente, quelli pneumatici, restano lì, e guardate cosa succede. Il rimorchio non si muove e rimanete inchiodati. Cioè, ragazzi, fantastico, fantastico. Avete visto che proprio vi si affonda il trattore, non vi muovete manco morti. Ecco qua, questa è la piccola particolarità di questo script qui. Cosa che ovviamente non succede attaccando i tubi. Guardate, non so perché mi sono accesi i lampeggianti, che non li voglio, grazie. Dicevo, guardate i fari, quelli del mezzo sono accesi e quelli del rimorchio non funzionano. Fari accesi e fari spenti. Dicevo, andiamo ad agganciare con i tubi. Mi accendo anche il display. Allora, qua, perfetto. Agganciamo quello colorato Fend, che è quello che andremo ad usare. Tac. Qui si aggancia tutto, idraulica, aria e elettricità, e vedete che voi potete muoverlo senza nessun problema. Fari si accendono, frecce, tutto quanto funziona. Ecco qua, ora me ne approfitto, ragazzi, per aprirlo, così vi faccio vedere anche la questione del circuito idraulico. Guardate che ho selezionato il portello dei cereali, che mi si mette un po' di più ad aprire, quindi scarichiamo indietro. Guardate gli OS dinamici della sponda. Eccolo qua,
guardate tutto il circuito dentro. Perfetto. Questa è la sua apertura. Eccolo qua. Ok, ottimo. Tiriamo giù. Anche i fari di lavoro posteriori, eccoli qui. I ganci di sicurezza della sponda, avete visto, eccoli qua. Buenos, andiamo in farm che carichiamo, così ci facciamo un bel giro. Sterzante nel posteriore, blocco dello sterzo in retro, eccolo. Allora, andiamo in farm che carichiamo. Qui sono sulla Cara Hens. Tanto per parlare di Hens, ho visto che Rafael sta facendo ancora ennesime ed infinite modifiche. Mamma mia, sarà una mappa mai finita. Cioè finita, non ci sarà mai una versione definitiva, perché ogni giorno, ogni secondo è sempre là che cambia. Oh, perfetto, lasciamo qua il dumper, spegniamo il fend, prendiamo il nostro scorpion, qua abbiamo un bel po' di letame da trasportare. Veramente, comunque, ragazzi, parlo un attimo del discorso realismo eccetera. Adesso come adesso, se si prendono le mod giuste, scriptate giuste, fatte bene eccetera, veramente si ha un'esperienza di gioco in farming che sta raggiungendo livelli davvero davvero molto interessanti, quindi sono veramente veramente contento. E la andato fuori un po'. Ovviamente il completo di dirt. Ragazzi, un attimo, sì, mando un po' avanti, ci vediamo quando ho caricato, altrimenti viene lunga. E eccomi qua, adesso carichiamo l'ultima palata. Ok. Perfetto, lasciamo qua lo scorpion. Buenos,
mettiamoci in marcia. Qua vedete anche un po' il plane, non guardate i miei casini, tutto ok. Come interattività abbiamo anche oltretutto la possibilità di, oltre ovviamente a switchare tra scarico a sponda piena o a portare cereali, anche la possibilità di aprire la spondina anteriore. Ecco qua. Perfetto, accendiamo il fan. Avviamoci. Andiamo a scaricare in campo, che devo prepararmi un mucchio per poi espandere. Vediamo di non incastrarci subito. Ok. Fende qui è in MR. Quindi potete ben sentire un po' lo sforzo. Giriamo a sinistra. Allora, il campo è di qua, quindi andiamo a destra. Appena qua più avanti. E poi via Quattrac, esavomere e metri. Mamma mia. Sto divertendo un sacco con quell'aratro lì, non so voi. Allora, il campo è questo, quindi giriamo dentro subito. Scarichiamo qui il capezzagna. Eccoci qua. Mettiamo lo scarico. Tempi di su e giù buoni, anche quelli di scarico. Come sterzo ci siamo, vedete che sterza parecchio la ruota posteriore, veramente un ampio raggio di sterzata. Quando andate in retro vi ho fatto vedere prima che l'asse intelligente che si mette dritto direttamente. Ok, torniamo in farm, ragazzi, che vi faccio vedere un secondino anche il portello di cereali, giusto per completezza. Ecco, inizio primavera, vediamo, mi manca iniziare a preparare terra per seminare, ma qua le temperature sono ancora un po' troppo basse, devo aspettare un po'. In MR però non mi fido tantissimo a correre esageratamente con i mezzi, perché sopra una certa velocità sottosterzano, sono un po' incontrollabili secondo me. Poi non so se avete riscontrato anche voi questo problema, cioè veramente tendono a partire nell'avantreno, cioè non li controllate più. Guardate qua il fend,
44 all'ora, 1200 giri. Ok, allora andiamo a fare un carico, quindi entriamo qui senza ammazzarci, grazie. Vediamo. Sapete che mi piace complicarmi la vita, quindi. Beh dai, ci passano 500 euro messi di traverso. Bene, bene, bene. Allora, ovviamente, iniziamo il riempimento. Selezioniamo lo scarico dei cereali. Ottimo, riscarichiamo qui direttamente. Una cosa ho notato che secondo me andrebbe un po' rivista è che, come nel Fortuna, se avete osservato, quando voi scaricate in modalità col portello, il ribaltabile non si alza completamente, praticamente si ferma a metà corsa, e invece in questo qui, adesso mi sto anche un po' alto là, alto là, alto là, cosa ho preso? Qua c'è la collision, mortacci sua, avete visto? fatalità, parlavo del discorso, perché appunto magari su posti piccoli eccetera, visto che non ha scarico a tappeto, scaricando col portellino piccolo e non aprendosi completamente, potete scaricare anche su posti bassi, cosa che questo qui non ha, quindi se si fermasse un po', diciamo, a metà corsa del pistone, sarebbe il top del top. Comunque, ok, cioè nel senso si alza ugualmente al massimo, sia con tutti e due i tipi di scarico. Ok, perfetto, qua abbiamo scaricato, abbiamo desfatto già mezzo rimorchio. Andiamo fuori, usciamo, torniamo di là, ragazzi, che vi saluto. Attraversiamo la strada. Eccomi qua ragazzi, io sono giunto al termine, spero vivamente vi sia piaciuta la mod, spero abbiate apprezzato tanto quanto me lo script del se non mi attacchi non mi muovo, e basta. Io ragazzi vi lascio in descrizione il link, se ci saranno aggiornamenti eccetera tenete ovviamente d'occhio tutto quanto. Qua ovviamente non vi ho fatto vedere i cuni di stazionamento, ovviamente, che si ripongono quando agganciate il rimorchio, e basta. Io ragazzi passo la palla a voi, fatemi sapere un po' cosa ve ne pare, e spero ovviamente di vedere prossimamente lo stesso script in altri rimorchi, perché è veramente veramente una cosa fantastica. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao.